tutto un po' nel derby miliardario. C'è pure spazio per gli amanti del safari. Al fixing di San Siro, dollaro e monete forti hanno dovuto inchinarsi davanti a Sua Maestà il biglietto che nelle mani dei bagarini è andato alle stelle. Qualcuno si è rovinato sperperando risparmi gelosamente custoditi nel salvadanaio per le gambe delle ballerine rosso-nerazzurre. Lei da dove arriva? Da Sassari, dalla Sardegna. E i biglietti come ce li ha procurati? Siamo arrivati qua, ci avevamo promessi, poi qua abbiamo trovato dei prezzi spaventosi, 100.000 per un distinti. E adesso siamo andati lì ed è un macello nero. Lì è da prendere a pugni, e spinte, spintoni, è un grosso dramma. Le sbarre non ci saranno pentiti però, la partita offrirà molte emozioni. Attila contro Calle, dice la reclame, ma nelle prime battute l'inglese ed il tedesco sembrano portoghesi, nel senso che assistono alla partita senza aver pagato. L'Inter non riesce a trovare spazio nella ragnatela rossonera, il Milan ha la partita in pugno e l'amministra bene. Quando Virdis raccoglie l'impegno di Wilkins, la giornata sembra segnata. L'inglese, Di Bartolomei, Battistini e Verza fanno girare la palla. Dall'altra parte, Causio cerca di organizzare le file, ma alla fine Castagnier ammetterà. Sì, il primo tempo lo ha giocato meglio il Milan, il quale ha preso subito le misure della partita, ha amministrato meglio la partita, subito il gol, per cui ha anche trovato maggiore tranquillità. Dopo aver corso altri grossi pericoli, Castagnier cambia posizione a Rummenigge, che sulla destra si ritrova meglio ed inventa all'inizio della ripresa un gol bellissimo. È il pareggio ed è anche il gran momento dell'Inter. Sentite Lidl. Noi siamo un po', per un po' di tempo siamo venuti fuori e stavamo anche facendo un certo gioco quando hanno fatto 2-1. Vediamolo questo gol di Altobelli imbeccato da Causio da destra. È un gol che fa sognare l'Inter, uno stacco di testa perentorio che batte Terraneo e cambia il volto del derby. I nerazzurri ora si sentono sicuri, ma il Milan non molla. Zenga è costretto a salvare tre situazioni difficili, si butta coraggiosamente in mischia e si infortuna. Continua e subisce il gol del pareggio di Verza, pronto a sfruttare il passaggio di Bergomi al portiere nerazzurro. È il gol che fa scoppiare l'entusiasmo della fazione rossonera. Per l'Inter il momento si trasforma in delusione e l'infortunio di Rummenigge crea problemi a Castagnier anche per Colonia. Rummenigge ha 8 punti di struttura e un'altra ferita così piuttosto fastidiosa, e Zenga ha un guaio muscolare, per cui credo che essendo la partita di Coppa così vicina, 3 giorni sono pochi in genere per recuperare colpi così grossi, ma non disperiamo, vediamo un po', perché i giocatori sono molto troppo importanti per poter abbandonare oggi l'idea di poterli recuperare. Zenga, che strana partita, che bella partita anche a vederla dalla tribuna, no? Sì, beh, sono contento almeno per questo. Milano è ritornata finalmente a essere grande anche nel calcio. Il mio rammarico è di aver pareggiato una partita quando pensavo ormai di averla vinta, però il calcio è strano. Ecco, avete preso 2 gol, specie il secondo che fa discutere, mi sembra che c'è stato forse un malinteso, o è stato abile Verza a inserirsi? Ma no, un malinteso no, è stato abile Verza a inserirsi, diciamo che è stato fortunato lui e sfortunati noi. Su una palla persa, una palla che andava verso il portiere, i due difensori interisti sono rimasti un pochino fermi sulle gambe, io sono andato dentro deciso, mi è arrivato sotto Zenga, ho fatto il pallonetto, poi l'ho accompagnato in rete di testa. È stata una cosa abbastanza facile, paura di sbagliarla quando ce l'avevo lì sulla testa, era grande, però è andato.